Buon pomeriggio e benvenuti a tutti al nostro webinar numero 28. Il tema del webinar di questo pomeriggio è il design for additive manufacturing. Siamo riusciti a organizzarlo in collaborazione con i nostri partner di AM Consulting e con l'importante testimonianza di Procidas. Io sono Massimo Pulvirenti e in Bidex sono il responsabile dei servizi di orientamento, formazione e consulenza. Ringrazio tutti i partecipanti che stanno entrando nell'aula virtuale e ringrazio soprattutto i nostri relatori, Francesco Puzzello di AM Consulting, Vanna Menco di Procidas e il collega Francesco Meoni. Il webinar durerà circa 60 minuti. Potete porre domande tramite il tasto Q&A che trovate sulla barra in alto di Teams. Sia le presentazioni sia la registrazione del webinar saranno caricati a partire da domani pomeriggio sul sito Bidex. Al termine del webinar vi invierò un brevissimo questionario di gradimento sui temi, sui contenuti che vi abbiamo presentato. Poche parole su Bidex, sul nostro competence center. Bidex è uno degli 8 competence center nazionali istituiti con decreto dal Ministero dello Sviluppo Economico nel quadro del piano governativo Industria 4.0. Il nostro è il classico partenariato pubblico-privato in forma di consorzio, costituitosi nel dicembre 2018. Abbiamo sede a Bologna e siamo costituiti da 57 soggetti tra università, centri di ricerca e imprese. Il nostro focus è in particolare sul tema di Big Data, ma abbiamo disponibili e abbiamo tutte le competenze riguardo tutte le tecnologie del paradigma Industria 4.0. La nostra mission, il motivo per cui sono nati su impulso del MISE i Competence Center, è quello di far comprendere, far avvicinare e supportare poi le aziende nei loro processi di innovazione attraverso l'adozione delle tecnologie abilitanti Industria 4.0. Questo ovviamente non lo facciamo da soli, con le sole competenze che abbiamo all'interno del consorzio, del Competence Center, ma attraverso tutti i soggetti che fanno parte del nostro consorzio e all'interno dell'ecosistema della rete regionale alta tecnologia costituita dalla Regione Emilia-Romagna. Questo per darvi un po' una panoramica di quelli che sono tutti i soggetti che compongono il nostro consorzio. Abbiamo le principali università dell'Emilia-Romagna, la Cattolica, importanti centri di ricerca, i più grossi centri di supercalcolo in Italia e in Europa, aziende end user, technology and service provider, tutto un ecosistema che rappresenta sette diverse filiere, dalla meccanica avanzata, dalla robotica, dal packaging, sanità, grande distribuzione organizzata, veramente tante. Gli elementi chiave di un Competence Center quali sono? Innanzitutto la linea pilota, quindi tutte le tecnologie Industria 4.0 fisicamente presenti all'interno della nostra sede e integrate dai centri di innovazione che apportano all'interno del consorzio alcune delle aziende technology provider, che sono anch'essi disponibili a tutte le aziende, non soltanto quelle consorziate. Secondo elemento molto importante è il fatto che noi cofinanziamo tramite fondi MISE al 50% progetti di ricerca e sviluppo che prevedono l'impiego di tecnologie Industria 4.0. Si è conclusa da poco, a febbraio, la nostra terza call, è in corso di valutazione e a breve pubblicheremo le graduatorie. Un sistema di orientamento, formazione e consulenza basato sulle tecnologie è costruito intorno alla linea pilota. Infine, anche delle facility, da sale congressi, aule di formazione, spazi di co-working, spazi che possiamo anche mettere a disposizione per workshop, piccole fiere, e che noi mettiamo a disposizione non soltanto delle aziende consorziate, ma di tutte le aziende che vogliono rivolgersi al nostro consorzio. In definitiva, quindi, è il concetto di one stop shop, cioè il fatto che un'azienda che acceda a un servizio del Competence Center accede a tutti quelli che sono gli elementi del processo di trasferimento tecnologico Industria 4.0, a partire dall'orientamento, quindi l'accesso all'informazione, che poi viene approfondito con la formazione, con la consulenza, il coaching, fasi dimostrative, il test before invest all'interno della linea pilota o all'interno delle facility tecniche e tecnologiche messe a disposizione dai nostri consorziati per arrivare alla
al finanziamento dell'acquisto delle tecnologie o delle competenze, e a breve avvieremo anche un servizio di chiamiamolo non ricerca e selezione del personale, ma presso BIREX, presso il Competence Center, le aziende potranno anche avere un punto di riferimento per quanto riguarda la ricerca di competenze con un profilo tecnico. Infine, vi ricordo che sul nostro sito è disponibile il catalogo completo che abbiamo recentemente presentato, con tutti quelli che sono i servizi che le aziende possono trovare presso il Competence Center. Ho già terminato, passo la parola all'ingegner Francesco Puzzello, che ci racconterà come il design for additive manufacturing non sia una semplice progettazione in CAD 3D di un oggetto, di una componente, ma come tutti i mestieri che si imparano facendo abbia delle malizie che lui ci racconterà. Ecco, prego Francesco. Grazie Massimo, intanto ringrazio Massimo e Birex per questa nuova opportunità di condivisione fondamentalmente. Parto con una presentazione, mi presento, non so se vedete già in condivisione il mio schermo, penso di sì. Mi chiamo Francesco Puzzello e opero nel settore della manifattura additiva dal 2005 fondamentalmente. Ho iniziato a fare prima progettazione e visualizzazione 3D per tutto ciò che era il mondo e della comunicazione e dell'ingegneria, quindi si andava fondamentalmente a rendere visibile quella che poteva essere un'idea. Nel Francesco, scusa 2009, l'interruzione, prego. non è a schermo intero se lo metti. Eccoci, scusate. Grazie. Quindi dalla rappresentazione visiva nel 2009 volevo dare qualcosina in più ai miei clienti, quindi far toccare con mano quella che era al momento solamente un'idea, un concept, e da lì l'avvicinamento a quello che all'epoca erano i sistemi di manifattura additiva. Nel 2009, piuttosto che acquistare un sistema e iniziare a studiare, realizzai un piccolo sistema di manifattura additiva ad estrusione. Una macchina che adesso può essere acquistabile con poche centinaia di euro, fondamentalmente, un sistema di manifattura additiva a filamento, col quale dopo 2 anni ho realizzato una macchina che ancora oggi potrebbe essere definita una macchina di produzione industriale perché aveva dimensioni, un volume di stampa di 1 metro per 1,5 metro per 1 metro. Da lì è partita la passione per quella che è diventata adesso la mia professione vera e propria. Ho iniziato a collaborare con uno dei più importanti enti di ricerca che abbiamo al mondo, ho avuto la possibilità di lavorare all'interno dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, nello specifico nei laboratori nazionali del Gran Sasso, e lì sono venuto a conoscenza dei sistemi di manifattura additiva professionali, quindi non più quelli homemade, ma quelli tra virgolette seri, con i quali poi negli anni all'interno degli NFN abbiamo sviluppato applicazioni, si sta lavorando ancora oggi su ricerca e sviluppo anche su materiali e nuove tecnologie. Ho iniziato dal 2014 a fare formazione sia per scuole, enti, università e per l'industria fondamentalmente. E con gli NFN, come accennavo, si è fatto un po' di ricerca e sviluppo. Nel 2018 ho costituito 3D for Growth, che è un hub di divulgazione inerente alle tecnologie di manifattura additiva, e sono stati realizzati in Italia poi anche degli eventi con diciamo così, l'endorsement dei più grossi produttori al mondo di tecnologie, materiali e software per la manifattura additiva. Dallo stesso anno ho presentato anche un progetto al TED che era inerente al recupero e alla trasformazione in materia prima seconda degli scarti prodotti di una città, quindi fondamentalmente si andava a recuperare le plastiche trasformate in materia prima seconda, attraverso le quali realizzare l'arredo urbano delle città. Piccolo percorso di formazione con l'MIT di Boston, inerente sempre all'Additive Manufacturing for Innovative Design and Production, e dal 2019 anche una sede operativa all'interno dei laboratori nazionali del Gran Sasso. Diciamo che quella che era l'opportunità iniziale che mi diedero i laboratori nazionali di fare una settimana da loro si è protratta negli anni, è durata almeno 7 anni ed è ancora in essere.
Da lì percorsi di formazione a, come dicevo, a vari livelli, anche percorsi riconosciuti in 140 paesi al mondo. In Italia abbiamo infatti la prima edizione, è stata già svolta sempre all'interno dei laboratori, è stato realizzato il primo corso riconosciuto in 140 paesi al mondo in Additive Manufacturing Process Manager. Partecipazione all'IDBN, International Digital Bioprinting Network di Pisa, e la costituzione di AM Consulting, quindi Additive Manufacturing Consulting. Mi fermo e vado direttamente su quello che è sul motivo della nostra chiacchierata di oggi. Ho ripreso alcuni concetti che avevamo già toccato nella precedente presentazione e partirò quindi dal mostrare quello che è il processo di manifattura additiva. Spesso si confonde la manifattura additiva con la cosiddetta stampa 3D. È importante far capire che quando parliamo di manifattura additiva parliamo di un processo che è definito un processo speciale per l'industria. La stampa 3D riguarda una piccola fase, che in questo caso potete vedere nella fase 5, che è la fase di produzione. Prima di arrivare a produrre però un elemento in manifattura additiva, una parte, si passa attraverso una fase di analisi e pianificazione, la progettazione, l'ottimizzazione delle geometrie, una fase preprocesso nella quale si vanno poi a stabilire i vari toolpath, per esempio, di quello che sarà poi il processo vero e proprio, i vari parametri di stampa, e poi tutta la fase post-processo, che può riguardare sia post-processi inerenti alla finitura di superfici, per esempio, o inerenti anche alla stabilizzazione delle geometrie per quello che riguarda i metalli, fino ad arrivare all'ultima fase, che è la fase di analisi, quindi scansione, acquisizione 3D, matching con la geometria CAD e valutazione di eventuali non conformità dovute a problemi sui materiali o sui processi. Vado un pochino nel dettaglio andando a riprendere le prime fasi, quindi tutta la fase pre-processo, andando a vedere quindi la parte di analisi, materiali e tecnologie, perché riguardano proprio il core della nostra discussione di oggi. Il Design for Additive Manufacturing riguarda appunto tutta la fase pre-processo, che fondamentalmente rimane la parte più importante della manifattura additiva. Nella fase pre-processo andiamo a realizzare quello che sarà un buon esito del nostro processo o meno, fondamentalmente. Si parte di solito da una pianificazione di quella che sarà tutta l'operazione pre-stampa, partendo dai presupposti. Di solito questo tipo di lavoro lo si fa, cioè andare a ridisegnare una parte può essere dettato da diverse esigenze, potrebbero essere esigenze legate all'aspetto della parte, quindi una miglioria o un cambio inerente proprio alla forma estetica della parte. Può essere invece un cambiamento legato alle funzioni della parte, il fatto di poter realizzare delle geometrie cave e magari includere, per esempio, dei dispositivi all'interno delle cavità che abbiamo realizzato, potrebbe essere un altro motivo di. Possono essere invece questioni legate a un miglioramento delle performance della parte oppure alla cosiddetta part consolidation, cioè una parte, come vedete in questa immagine, a sinistra vedete un oggetto realizzato in più componenti, a destra vedete lo stesso oggetto realizzato in un'unica parte, prodotto in manifattura additiva. Sempre più spesso si comincia a lavorare adesso anche per questioni legate all'environment, l'ambiente, al minimal material waste, cioè si prova a riprogettare le geometrie al fine di andare a migliorare tutto ciò che è il consumo e lo spreco di materia prima. Quindi un certo ritorno del cosiddetto less is more. Fondamentalmente utilizziamo meno materiali, impieghiamo meno materiali, ma impieghiamo a questo punto anche meno tempo per andare a produrre, quindi si va a ridurre i costi di produzione e miglioriamo il cosiddetto time to market. E si lavora adesso in manifattura additiva, in design for additive, anche per la cosiddetta customizzazione e per la customizzazione on demand. Siamo passati, grazie alla manifattura additiva, dalla produzione di massa alla cosiddetta customizzazione di massa. Diciamo che la manifattura additiva ha abilitato un nuovo modo di intendere le produzioni. Vado avanti, i materiali con i quali lavoriamo ad oggi sono polimeri, metalli, biomateriali, abbiamo materiali più disparati fino ad arrivare al food o addirittura il diamante, in alcuni casi viene utilizzato, si comincia a utilizzare anche il diamante per realizzare dei tool per il medicale per il momento. Materiali che possono essere sotto forma filamentosa, in granuli o in polvere ad esempio. E abbiamo diversi materiali da materiali abbastanza comuni, facilmente reperibili,
materiali con caratteristiche anche di ingegneristiche fondamentalmente, come possono essere il PIC o l'ULTEM, quindi materiali che resistono a determinate temperature, ci consentono appunto di realizzare applicazioni di una certa rilevanza. Si stampa naturalmente, si produce in manifattura additiva anche con i metalli sotto forma di polvere o di filamento e possiamo scegliere da materiali come l'acciaio, l'alluminio, il titanio, il tungsteno, il rame, per esempio, su tutta la parte di sperimentazione, laboratori nazionali del Gran Sasso, abbiamo sviluppato diverse applicazioni in rame radiopuro, oxygen free, per esempio. E si arriva poi, dopo aver scelto il materiale con cui realizzare la nostra parte, nella parte di design ha un ruolo fondamentale anche la scelta della tecnologia. Quindi in quel caso possiamo scegliere tra un ventaglio di tecnologie abbastanza vasto. Al momento le tecnologie più utilizzate sono quelle che vedete in questa schermata, quindi la stereolitografia, quindi fotopolimerizzazione di resine, sistemi ad estrusione per polimeri o anche per metalli. Sistemi a sintetizzazione laser per metalli o anche per polimeri, polvere di polimero e giù via andando avanti sui sistemi di manifattura ibrida, material jetting o binder jetting. Vado oltre perché voglio farvi vedere nello specifico cosa vuol dire disegnare per additive e cos'è il design for additive manufacturing. Quindi, individuata il materiale, individuata la tecnologia per realizzare la nostra applicazione, si passa alla parte operativa, si va a progettare. Questa è la fase più delicata. Un eventuale successo o insuccesso nella realizzazione della nostra parte dipende dal tipo che analisi che abbiamo, di analisi che abbiamo fatto a priori e dalle scelte che opteremo in questa fase. Si parla in manifattura additiva anche di generative design o di topology optimization o di ottimizzazione topologica. Vi farò vedere qualche immagine tra poco. Fondamentalmente il design for additive ci aiuta a superare quelli che sono i limiti tecnologici, quindi il ponderare nella fase di progettazione il come realizzare quella geometria al fine di superare il limite tecnologico è l'essenza del design for additive manufacturing. Tutto ciò ci aiuta a realizzare dei prodotti utili fondamentalmente, prodotti che non hanno i cosiddetti bug derivati dalla progettazione, dalla produzione con un sistema per asportazione di trucciole. Ecco. La cosa difficile in questa fase, in questo momento storico, è andare a riprogrammare, a riprogettare la mente di un ingegnere, che penso sia una delle cose più difficili da fare, perché fondamentalmente nel momento in cui l'ingegnere visualizza un oggetto da realizzare, da produrre, inizia a pensare a quanti assi deve utilizzare per realizzarlo. In questo caso non c'è da pensare agli assi, possiamo realizzare qualsiasi geometria e quindi ci si può concentrare sugli aspetti funzionali, su ciò che dovrà fare quella parte o come abilitare una parte esistente a fare cose nuove. Quindi il cosiddetto thinking outside the box è il nuovo paradigma. Facile a dirsi, ma difficile poi da mettere in pratica. Vado avanti. Abbiamo parlato di generative design, fondamentalmente è l'arte di realizzare delle nuove geometrie utilizzando degli algoritmi che riescono a ridurre, per esempio, al minimo i tempi del processo di produzione o a migliorare le prestazioni in relazione a dei constraint che noi andiamo a inserire nel software fondamentalmente. Quindi diciamo che il vecchio, cioè l'attuale approccio, quello consolidato del disegnatore, in questo caso cambia completamente. Non andiamo a disegnare delle geometrie, ma andiamo a dare dei limiti e poi sarà la macchina a realizzare delle geometrie per noi. Vado avanti. Si parla anche di ottimizzazione topologica, anche questo è design for additive manufacturing, cioè realizzata una geometria si va a fare quelli che erano e che sono i classici calcoli fondamentalmente, quindi si utilizzano dei nuovi software, dei nuovi tool in grado di andare a massimizzare le prestazioni di un'applicazione o di un sistema. Quindi anche in questo caso si va ad inserire vari constraint e si va a generare una nuova geometria. Diciamo che questo tipo di simulazione, questo tipo di l'ottimizzazione topologica è qualcosa che
non è nata con l'additive manufacturing, ma è qualcosa che esiste da molti anni. L'additive manufacturing ha abilitato la realizzazione di quel tipo di geometrie, perché geometrie così complesse non erano realizzabili con sistemi ad asportazione di truccio. Vado avanti. Si parla sempre più spesso anche di struttura al lattice. Le strutture al lattice stanno andando a sostituire quelli che all'inizio in manifattura additiva erano i cosiddetti riempimenti delle parti. Sappiamo che possiamo costruire geometrie cave, ma possiamo anche decidere che tipo di densità dare alle nostre parti. Densità che possiamo dare, ad esempio, con un Honeycomb, quindi una geometria, un pattern abbastanza semplice, riconosciuto fondamentalmente, oppure si può lavorare con geometrie molto più complesse che riescono poi a dare anche particolari caratteristiche alla parte, come ad esempio possono migliorare l'assorbimento di energia, il trasferimento di calore o la riduzione anche di materiali fondamentalmente. Potremmo decidere il peso della parte e le caratteristiche meccaniche che la parte dovrà ottenere una volta prodotta. Si lavora in ottimizzazione topologica e nello studio delle strutture al lattice, fino ad arrivare ai metamaterial, per esempio. Quello che state vedendo è un esempio di una parte realizzata con un sistema FDM, quindi scusate, un sistema Freeform Fabrication, quindi comunque un sistema di estrusione per polimero. È un'unica parte, non è stato assemblato, è stato studiato il pattern che voi vedete, consente quell'unica stampa senza supporti a realizzare un qualcosa di funzionale. Ecco cosa sta abilitando la manifattura additiva, quindi sistemi che contemplano l'utilizzo di un'unica parte che svolge più funzioni fondamentalmente. Tra la parte del preprocesso si passa poi allo studio dei supporti di stampa, alle operazioni di nesting, all'impostazione dei parametri di processo e allo slicing, e alla decisione di quello che è poi il toolpath, cioè co come si muoverà la macchina, cosa faranno i laser o gli assi fondamentalmente. Per quello che riguarda i supporti, è fondamentale ragionare sul tipo di tecnologia che stiamo utilizzando. Esistono tecnologie monomateriale dove il supporto ha le stesse caratteristiche meccaniche della parte che andiamo a realizzare. Quindi pensate quanto sia difficile poi andare a rimuovere quel tipo di supporto e quanto sia alto il rischio di andare a rovinare la geometria che andiamo a realizzare. Quindi, in funzione della geometria, si va di solito a studiare un supporto adeguato che consenta poi l'utilizzo della geometria stessa. È naturale che più supporti utilizziamo e più supporti dovremo rimuovere. Quindi a quel punto è giusto anche ponderare sulla densità dei supporti oltre che sulla tipologia. Nella parte preprocesso si lavora e fa parte del design for additive anche la parte di nesting. Il nesting è l'arte di riuscire a ottimizzare il nostro build volume, cioè riuscire a mettere in un job di stampa più oggetti possibili. Per ridurre, diciamo così, i costi e ridurre i costi di produzione e ridurre anche i tempi di produzione del ciclo produttivo. Il nesting è un'operazione molto interessante. Alcune tecnologie ci aiutano perché esistono tecnologie supportless, quindi senza l'utilizzo di supporti riusciamo a fare un nesting simile a quello che vedete nell'immagine che vi sto mostrando. Con altre tecnologie sarebbe impossibile fare questo tipo di nesting, perché pensate a supportare la parte che sta più in alto all'interno del build volume, sarebbe poi impossibile da andare a recuperare. Ci sarebbero così tanti supporti che tutte le geometrie verrebbero poi inficiate. Vado avanti. I parametri di processo fanno parte del design for additive, sì. Nella fase di gestione dei parametri si va a lavorare anche sui toolpath e sulle strategie di produzione, sulle strategie di produzione. Quindi decidiamo, per esempio, pensando a un sistema a letto di polvere su metallo, il percorso che dovrà, il pattern che dovrà rispettare il laser al fine di realizzare quella geometria. Quindi si va ad ottimizzare in alcuni casi. Anche se i sistemi a letto di polvere per metallo prevedono l'utilizzo di supporti di stampa oltre un certo angolo di inclinazione tra la superficie e il piano di stampa, in alcuni casi siamo riusciti a realizzare delle parti in metallo senza utilizzare i supporti. Poi vi farò vedere un esempio pratico con delle immagini. Fino ad arrivare alla parte finale, lo slicing, quindi si prepara la parte di slicing, si va a decidere, abbiamo deciso qual è la nostra strategia. Diciamo che il design for additive finisce fondamentalmente con la parte di slicing.
perché ci consente di realizzare poi il file che verrà immesso in macchina, dopodiché si passerà alla produzione vera e propria. Nello slicing andremo a decidere l'altezza layer, per esempio, la velocità della macchina, avremo già deciso anche la parte di densità della geometria e i toolpath, come dicevo prima, quindi i percorsi che la macchina dovrà eseguire per realizzare quella geometria. Tutto ciò ha delle implicazioni per quello che riguarda anche il post-processo. Ogni piccola azione che noi andiamo a determinare nella fase pre ha poi delle ricadute nella fase post. Vi mostrerò quali sono gli aspetti salienti di ciò che andiamo a generare, prendendo delle decisioni nella fase pre, perché sono quelli più importanti fondamentalmente. Si parla spesso di stress tecnici per quello che riguarda le parti in metallo, si parla molto poco spesso di rimozione di pezzi di parti dalle piattaforme di stampa. Pensate ai pezzi in metallo, è bellissimo stampare in metallo, ma nessuno spesso si bypassa alla fase in cui il pezzo dovrebbe essere staccato dalla piattaforma. Non pensate che sia un gioco da ragazzi, ecco. Ma vado nello specifico per farvi vedere qualche esempio su tutte quelle che sono le implicazioni del processo pre. Le strutture di supporto abbiamo appurato attraverso ricerche che influenzano gli stress residui e le distorsioni sulla parte. Quindi andare a supportare e mettere i supporti a una qualsiasi geometria deve essere un'operazione da fare con una certa consapevolezza, diciamo così, per evitare di andare a rovinare la parte. Di solito si utilizza dei software che fanno delle simulazioni pre-processo di quella che sarà poi la parte finita, fondamentalmente. Si va a lavorare sia sull'ottimizzazione sia della tipologia di supporto, sia sul posizionamento rispetto alla parte, in funzione anche delle dimensioni che avrà questa parte. Quindi, per evitare deformazioni, fessurazioni, addirittura la delaminazione della parte, la scelta del che tipo di supporto, quanti ne metto e dove li metto, rimane fondamentale. Ci sono software che ci aiutano a capire meglio la tipologia di strategia da utilizzare. Ma fondamentalmente è l'esperienza che conta, anche perché il software può lavorare sulla tecnologia, ma il materiale che per esempio mettiamo in macchina può avere una granulometria piuttosto che un'altra. Cambiando la granulometria cambiano i parametri di processo, quindi se voglio ottenere lo stesso risultato con un materiale differente dovrò utilizzare dei parametri differenti. Parliamo di tecnologie che non sono ancora tecnologie mature. Quindi spesso è l'esperienza che poi dà il plus e rende possibile la realizzazione di determinate geometrie. Vado avanti. Stavo accennando prima alla rimozione della piattaforma. Cosa si fa di solito nel design for additive per quello che riguarda la rimozione delle parti? Ad esempio, il primo layer utile della nostra geometria non viene mai attaccato alla piattaforma di stampa. Sarebbe impossibile andare a rimuovere un pezzo in metallo dalla propria piattaforma senza rovinare la geometria stessa. Quindi di solito, se lo volete mettere tra i tips and tricks, si utilizza uno spessore di 2/3 mm di supporti di stampa in modo da rendere agevole la fase di post-processo inerente alla rimozione della parte della piattaforma. Oppure si lavora con dei soprametalli, quindi i pezzi vengono poi lavorati per asportazione e si arriva a custodire quella che era la nostra geometria utile. Vado avanti. Altro aspetto che spesso non viene valutato è quello lì della rimozione del materiale non processato. Potete vedere nel video, questo è un sistema automatico che fa questo tipo di lavoro per noi. Le geometrie inglobano le polveri non sinterizzate. Cosa si fa di quelle polveri? È facile in questo caso, riuscite a vedere quanto sia facile eliminare le polveri nei condotti visibili. Ma per quello che riguarda l'interno della parte, dove va a finire quella polvere? Nel design for additive cosa si fa? Si va a riflettere sul come e dove posizionare dei canali d'uscita delle polveri, altrimenti le nostre parti sarebbero poi alla fine piene di polvere all'interno. Quindi nella fase di progettazione per additive, nel caso in cui si utilizzi un sistema a letto di polvere,
e non vogliamo inglobare appunto le polveri all'interno della geometria, dobbiamo calcolare anche i cosiddetti fuori di scarico, addirittura dei canali in alcuni casi, dipende poi dal tipo di geometria che si vuole utilizzare. Vado avanti. La rimozione dei supporti di stampa, quindi prima abbiamo parlato di rimozione della parte della piattaforma di stampa. Per quello che riguarda la rimozione dei supporti, c'è da fare molta attenzione al discorso di monomateriali o macchine che possono processare più materiali. Nel caso in cui si riesca a lavorare con più materiali, di solito le macchine, quel tipo di tecnologia utilizzano materiali solubili, per esempio, quindi è possibile realizzare una geometria che abbia come materiale di supporto un materiale solubile. Quindi in quel caso è facile rimuovere il supporto. Ripeto, se parliamo di monomateriale, ricordiamoci sempre che la parte e il supporto della parte hanno le stesse caratteristiche meccaniche, quindi ritorniamo a meno ne uso e meglio è, perché rimuovere i supporti poi richiede costi che non si vedono in fase pre, ma si vedranno poi dopo per tutto ciò che riguarda la rimozione del supporto della parte, con rischio sempre di rovinare la geometria. Last but not least, nel momento in cui utilizziamo dei supporti di stampa, quello che accade è che nei punti di contatto tra il supporto di stampa e la nostra geometria rimarrà sempre dello sporco, fondamentalmente. Andare a ripristinare la geometria richiede tempo e quindi ulteriori costi. Quindi è importante, quando si inizia a lavorare su un nuovo progetto, è capire dove posizionare i supporti, ma anche quali saranno le superfici utili, le superfici nobili, quindi quelle da non toccare. Quindi cercare di orientare la parte in modo da non andare a inficiarla con i supporti. Vado avanti, miti da sfatare, cose molto importanti. Ci sono delle regole nella manifattura additiva, nel design for additive. Una di queste, quella consolidata, inerente proprio ai supporti di stampa, riguarda la necessità di utilizzare i supporti o meno. La regola è che a 45 gradi le superfici che si trovano inclinate di 45 gradi rispetto al piano di stampa, dai 45 gradi in su, non vanno supportate. Di solito la geometria regge, diciamo così, da 45 gradi in giù, invece le geometrie vanno supportate per evitare che la struttura collassi. Ok? È lecito, funziona, è vero. In questo caso, vi faccio vedere nella schermata, vedete un cubo inclinato di 30 gradi, in azzurro vedete la parte di supporto. È corretto che ci sia, altrimenti la geometria collasserebbe. Fase 2. Inclino il cubo a 45 gradi, un automatismo comunque mi inserisce supporti a destra e a sinistra. Quei supporti potrebbero essere anche non immessi in lavorazione. La geometria reggerebbe comunque. C'è una simulazione dei tempi, se la guardate nella parte alta a sinistra, parla di 49 minuti per realizzare il nostro cubo. Ok? Andando a rimuovere i supporti, la geometria sarebbe realizzabile in 27 minuti. Quindi conoscere i limiti tecnologici e alcune regole ci potrebbero aiutare a realizzare le parti in molto meno tempo, quindi con meno dispendio dal punto di vista economico, anche per le fasi post-processo, perché sarebbero tutti supporti da non rimuovere in fase post-processo. Passo a una geometria classica ad arco. La geometria ad arco, rispettando la regola dei 45 gradi, andrebbe supportata e va supportata. Quindi il mio automatismo cosa fa in questo caso? Realizza i supporti oltre un certo angolo. Quei supporti io dovrò rimuoverli a fine processo. In questo caso mi sento di dirvi di rischiare, di pensare fuori dalle regole standard, di eliminare quei supporti. Perché qualcuno, qualche secolo fa, un certo Leonardo da Vinci ci parlava dell'arco e di come funziona la struttura d'arco. Quindi vi posso assicurare che una struttura d'arco reggerebbe comunque senza alcun supporto di stampa. È stato fatto sia per polimeri sia per metalli. Vi farò vedere tra poco anche una foto di una cavità che è stata realizzata in rame radio puro senza alcun supporto di stampa. Quindi va bene fidarsi degli automatismi, abbiamo tutti i software e tutti i tool, ma una buona dose di esperienza e il ragionare su ciò che stiamo facendo spesso ci aiuta a trovare delle soluzioni che ci portano al risultato comunque in meno tempo e con costi minori. Questa era la parte di cui vi parlavo, quindi una cavità utilizzata per un acceleratore di particelle, una sperimentazione che è stata fatta, e come vedete qua l'angolo va oltre 45 gradi. Questa geometria è stata realizzata senza alcun supporto di stampa.
alcune regole di base e poi passo la parola a Vanna Menco. Conosciamo tutti la tecnologia di estrusione, quella lì a filamento. Importante tener conto dell'orientamento della parte all'interno del build volume. Quello che vedete sono delle curve del carico di rottura a trazione di alcuni dog bones di specimen che sono stati testati in polimero. Vedete i diversi orientamenti e il carico di rottura a trazione in Z, in XY e in XZ. Importante quando si parla di sistemi ad estrusione pensare a tutto ciò che riguarda l'isotropia e l'anisotropia fondamentalmente. Vado avanti, idem per la stessa tecnologia, di solito si lavora in sovramateriale perché spesso le parti vengono poi lavorate e portate alla geometria utile. Vado veloce, abbiamo appena detto, abbiamo parlato delle strutture a lattice, di solito in FDM è difficile, in estrusione è difficile realizzare le strutture a lattice, anche per discorsi legati all'isotropia e all'anisotropia, anche perché andare a realizzare i supporti per una struttura a lattice renderebbe poi difficile la parte di rimozione del supporto stesso. Ricerca di qualche giorno fa, ispirati dalla natura e dai ricci di mare, è stato trovato un nuovo algoritmo che permette di realizzare strutture a lattice anche con sistemi a filamento. Quindi è fattibile. Vado avanti, stereolitografia. Importante ricordare un monomateriale, quindi il discorso che facevamo prima con i metalli. Materiale di supporto e materiale di stampa hanno le stesse caratteristiche. Tecnologia SLS, ce ne parlerà meglio Vanna Menko tra poco. È una tecnologia che rende facile il design for additive perché non contempla i supporti di stampa. E vado sul letto di polveri, poi chiudo. Che ci consente naturalmente di realizzare anche strutture a lattice. Vi ho dato anche qualche parametro di riferimento, ma ripeto, dipende sempre dal tipo di materiale che andiamo a utilizzare dalla granulometria. E ricordo sempre i fori di fuga, che in linea di massima devono avere una grandezza pari a 2/5 mm di diametro. Ritorno sempre al discorso iniziale, mi fermo. Utilizzare gli automatismi sì, ma osare. È il momento di farlo e spesso funziona. Lascio la parola a Vanna e vi ringrazio. Grazie Francesco, mi è pervenuta la domanda che ti ribalto, ovvero chiedono se poter procedere con la progettazione con Design for Additive Manufacturing è sufficiente un CAD classico oppure servono delle piattaforme dedicate. Sì, in linea di massima diciamo che si passa sempre dal CAD classico, cioè fondamentalmente anche i sistemi che abbiamo visto prima di ottimizzazione topologico, design generativo, generano appunto delle forme. Rendere processabili quelle forme da un sistema di manifattura additiva spesso contempla il dover passare da un CAD classico, semplicemente, per andare a realizzare la matematica producibile con questi sistemi. Quindi fondamentalmente si utilizza sistemi che abbiamo sempre utilizzato. Cambia la forma, ma lo strumento rimane sempre quello. Perfetto, grazie Francesco. Prego Vanna, puoi condividere la tua presentazione. Mi presento brevemente, sono Vanna Menco, sono la titolare della Prosilas. Noi siamo un'azienda con sede a Civitanova Marche. E la mia azienda è quello che si può definire un service provider di tecnologia additiva e il nostro focus è stato sempre, fin dalla nascita, quello di lavorare con i polimeri e in particolare con le tecnologie SLS, quindi parliamo di letto di polvere. Il nostro percorso è iniziato nel 2003 grazie a un'intuizione che aveva avuto mio padre, che aveva deciso insieme ad altri due soci investitori di intraprendere un po' questa avventura. Inizialmente vi lascio intendere che non sia stato subito semplice far passare il messaggio di quello che poteva essere la potenzialità di questa tecnologia, ma comunque sia, diciamo, il suo spirito un po' intraprendente l'ha convinto a continuare, tanto che nel 2007 io sono entrata per fare uno stage un po' esplorativo, mi sono innamorata di questo tipo di
di attività, della parte un po' avveniristica di quello che intuivamo si potesse fare, e abbiamo deciso di quindi prendere in carico la società, quindi farla diventare un'azienda familiare, anche perché gli altri soci erano un po' sfiduciati su quello che poteva essere il futuro di questa attività, che all'epoca era molto ancora in sordina, e abbiamo continuato il nostro percorso da soli. Abbiamo investito nuovamente in altri macchinari cercando di potenziare la nostra produttività e il nostro know-how. Questo percorso di crescita è continuato fino al 2015, quando abbiamo deciso di trasferirci in una facility più grande, proprio per ospitare un numero maggiore di macchine e pian piano anche di dotarci di altri servizi a corredo, quindi un reparto assemblaggio per prototipi di grandi dimensioni, infine anche prendere, diciamo, una certificazione ISO 9001 che ci permettesse di garantire un sistema qualità e di essere in grado di lavorare con l'industria, quindi garantendo degli standard qualitativi costanti, e abbiamo inserito tutto quello che riguarda il post processo delle nostre parti. Quello che siamo oggi è, diciamo, un team che ormai sta per compiere una ventina di anni. E il nostro team è quello di 20 persone e siamo tutti formati sulle tecnologie additive in maniera qualificata. Il nostro parco clienti adesso è molto variegato, perché lavoriamo con tutto il mondo dell'industria. I tipi di servizi che offriamo sono tecnologie additive in senso ampio, sempre dal lato polimero. La nostra specializzazione rimane sull'SLS, ma comunque completiamo il servizio offrendo comunque altre tecnologie e tutti i servizi che sono necessari per poter sviluppare al meglio la produzione tramite tecnologia additiva, che sono quindi la progettazione, tutti i post processi e infine il controllo dimensionale e attraverso la scansione 3D. Come dicevo prima, è un sistema con degli standard qualitativi costanti e il nostro servizio va appunto da quello di accompagnare il cliente con l'applicazione più semplice, che è quella della prototipia rapida, che ad oggi rimane ancora l'utilizzo principale, la maggiore applicazione delle tecnologie additive, fino ad accompagnarlo al percorso più evolutivo, che invece contempla anche la produzione di parti finali, per cui diamo consulenza, co-design e lavoriamo appunto sullo sviluppo di questi progetti. Collaboriamo con diversi enti di ricerca e di università, sia per diciamo una ricerca interna sui nostri progetti, sia per altro tipo di applicazioni. Questi sono i materiali con cui lavoriamo, quindi per quanto riguarda il letto di polvere lavoriamo poliammidi caricati e polipropilene TPU. Passiamo adesso un po', entriamo nel vivo dell'azione, in quello di cui parliamo oggi, quindi che significa lavorare tutti i giorni con applicazioni che contemplano l'additive manufacturing. Il design for additive è una parte fondamentale per sbloccare delle applicazioni in maniera vincente. La prima che mi piace raccontarvi è fondamentalmente parte da un'applicazione un po' più semplice, ma comunque evoluta, è quella di fare un redesign di una parte meccanica, un gripper in questo caso, di una linea automatizzata che si basava sul principio del piatto aspirante e camera vuoto differenziate. In questo caso il nostro cliente ci chiedeva un miglioramento delle prestazioni per ridurre comunque i giri minuto della propria linea di produzione. Aveva già convertito dal metallo, dalla realizzazione in metallo al polimero il componente, voleva spingersi oltre e quindi lavorare su far rendere la parte innanzitutto più leggera, sfruttare in questo caso una maggiore libertà di progettazione e rimuovere alcune fasi di post processo che potevano essere appunto quella dell'assemblaggio stesso delle varie parti.
Quello che siamo andati a fare quindi è uno studio della parte che prima veniva realizzata tramite CNC e andarcela a studiare per poterla rendere un componente unico. Quindi è stata fatta un'ottimizzazione della geometria in maniera da poter fare quello che chiamiamo appunto la part consolidation. Quindi siamo andati a disegnare attraverso sempre l'utilizzo di CAD tradizionali tutti i condotti ottimizzati per il vuoto dell'aliquot, tutti realizzati in un unico componente, quindi non c'è più la necessità di realizzare le parti separatamente ed andarle ad assemblare in seguito. Questo ha portato anche il componente stesso ad essere maggiormente sigillato perché si evita proprio la fase in cui devo andare a sigillare per garantire, diciamo, la depressione maggiore possibile e quindi anche le proprietà del componente di questo gripper sono migliorate. Questa è la parte uscita da stampa. Una fase di post-processo è stata anche quella di inserire degli inserti metallici che poi ne agevolassero ovviamente il montaggio. Anche la scelta del materiale poi è stata guidata da una necessità del cliente di una certificazione, diciamo, del materiale, per cui abbiamo utilizzato il poliamide 12 perché è biocompatibile e questo gripper movimentava comunque del materiale sanitario. Quindi c'era anche la necessità di andare a decidere che il materiale che andavamo a utilizzare fosse conforme all'applicazione. Alla fine dello studio e della stampa abbiamo ottenuto diversi vantaggi nel nostro committente. Il primo è stato l'alleggerimento del componente, che quindi adesso riesce a ribaltare questo suo miglioramento di performance su tutta la linea automatizzata. Sono migliorate anche le prestazioni fluidodinamiche, si è eliminata la fase di montaggio, quindi anche dei costi ulteriori, rimozione delle guarnizioni, quindi altri componenti che dovevo andare a mettere sempre in fase di assemblaggio, e abbiamo potuto anche rimuovere dei punti di presa del vuoto perché sono ottimizzati all'interno del design stesso. Quindi un miglioramento della prestazione complessiva e anche la libertà lasciata al cliente di poter ordinare la parte e produrla soltanto su necessità. Quindi non ha più la necessità di stoccare il materiale, lo ordina semplicemente quando ne ha bisogno. L'altro caso che mi è piaciuto portare alla vostra attenzione è quella della produzione di un plantare ortopedico. Mi piace perché in questo caso c'è un ulteriore step nel percorso del design del prodotto. Parliamo sempre di part consolidation perché normalmente un plantare ortopedico sportivo viene realizzato con l'assemblaggio di diversi pad a durezza e densità differente proprio per andare a compensare e a creare delle zone di comfort o di sostegno diverso. Anche in questo caso l'obiettivo è quello di ottenere le stesse prestazioni in una sola parte. Vediamo che qui già parliamo di cinque componenti a gradazione diversa. La parte del tallone più sostenuto, la parte centrale e infine anche la copertura stessa della parte superiore che deve ridurre comunque anche il grip, che è la struttura più spugnosa sul piede della persona che lo indossa. In questo caso siamo partiti dallo studio della mappa di pressione del piede, quindi prendendo direttamente un dato misurato appunto su come una serie di persone appoggiano il piede, abbiamo deciso di realizzare dei plantari con delle zone di pressione variabili che andassero a compensare le zone in cui
il piede appoggia maggiormente, ho bisogno di essere sostenuto. Quindi la decisione, l'approccio, diciamo, che è stato fatto nello studio di questo tipo di progettazione è stato quello di andare a utilizzare una struttura che ci permettesse di giocare con la densità e con la durezza per la maggiore libertà possibile. Questa è la mappa di pressione e questo come diciamo si ribalta poi su un plantare prodotto in questa in tecnologia additiva. Abbiamo fatto questo tipo di lavoro insieme al nostro partner nella progettazione additiva che è Punto Zero e abbiamo utilizzato il materiale TPU. Abbiamo coinvolto questo partner perché in questo caso abbiamo lavorato su un CAD meno tradizionale che è Anthropology perché ci permette di andare a sviluppare la struttura Lattice, che lavora in maniera totalmente differente da quella della modellazione tradizionale, perché non si tratta di lavorare sui piani, ma di lavorare ragionando su una unit cell. E quindi la unit cell è una sorta di matrice di queste strutture che vado a utilizzare come elemento ricorrente, ma su cui gioco in base a diversi parametri. Il primo parametro su cui posso giocare con la struttura è quella della relative density, perché a seconda diciamo, di quanto materiale apporto sulla struttura stessa, questa diventa più morbida, più dura e ha una risposta elastica differente. Abbiamo scelto quello che si chiama la Weil-Phelan, perché era diciamo, la più adatta per poter andare a gestire la distribuzione delle pressioni sulla mappa del piede. Questo ci permette di andare a definire quindi dei punti in cui la densità è maggiore, minore, e la risposta poi in termini di performance è quella di avere la stessa sensazione che si ha. Che si ottiene con l'utilizzo di diversi pad con un'unica struttura. Per la parte superiore abbiamo scelto un'altra struttura ancora che si chiama giroide. Perché? Perché ci permetteva di sfruttare altri vantaggi. Innanzitutto, la cosa che mi piace sempre sottolineare su strutture come la giroide è quella che sono strutture prese da elementi che esistono già in natura e che ne sfruttano un pochino la capacità e ci permettono di andare a sfruttare quello che è la sapienza della natura stessa, che ha creato delle strutture proprio per andare a compensare o a creare determinati effetti o performance meccaniche, se vogliamo dirlo in senso più ingegneristico. In questo caso si può giocare sia sulla densità e sullo spessore, ma anche sull'orientamento di questa struttura e quindi ci permetteva di avere una superficie di contatto maggiore per chiudere tutta la parte superiore e ottenere anche la riduzione dell'effetto del grip. Vedete come si modifica in maniera, diciamo, radicale? Quando decido di farla propagare attraverso determinate regole, che in questo caso non sono più quelle della modellazione classica, quindi non la vado a stiracchiare in qualche modo e ad adattare manualmente, ma si usa il computational design. Quindi decido qual è la mia matrice e attraverso un algoritmo l'aiuto a propagarsi su quella che poi sarà il solido che devo ottenere. Il risultato finale è che la struttura giroide si trasforma in questa maniera, diciamo, è molto mimetica, se vogliamo dire, e abbiamo sfruttato al massimo nel gradiente tutte queste sue variabili. Il risultato poi è stato quello di riuscire a stampare questo plantare in un'unica parte, in cui nella parte diciamo, superiore abbiamo un tipo di struttura che si amalgama perfettamente con la parte inferiore che invece sfrutta maggiormente il comfort. In ultimo, il nostro caso più estremo, lasciatemi dire, perché in questo caso è stata sia estremo l'additive
e anche del design for additive, sia perché comunque era un caso medicale reale, un impianto in questo caso. Il caso che ci è stato presentato era quello di un paziente affetto da tracheomalacia, che è una condizione per cui, diciamo, da cui sono affetti diversi pazienti pediatrici, in cui il bronco non è schiacciato fin dalla nascita. Quindi la maggior parte dei pazienti che sono affetti da questa patologia sono appunto bambini che spesso con molta difficoltà arrivano all'adolescenza, proprio perché incorrono durante la loro vita a diverse difficoltà di tipo respiratorio, infiammazioni, e spesso devono ricorrere all'ausilio di respiratori esterni, come vedete nella foto. In questo caso il nostro approccio è stato a 360 gradi. Perché? Perché è un'operazione che ha coinvolto tutta la parte del processo, dall'ideazione, insomma, del dispositivo, al design, al materiale, fino al post-processo, che è stato completamente dedicato a questa applicazione unica. Il materiale che è stato scelto è un polimero biocompatibile e riassorbibile dal corpo umano. Era una richiesta, diciamo, molto spinta, perché è un tipo di materiale che normalmente non viene processato sull'SLS, che era tra l'altro la tecnologia più idonea per andare poi a realizzare questo stent. L'approccio è stato questo, torno alla slide precedente, perché è stata presa la TAC del paziente, è stato disegnato il dispositivo esattamente seguendo la sua fisionomia, ed è stato fatto a quattro mani con l'ospedale del Bambin Gesù di Roma, che appunto al suo interno ha un dipartimento di ricerca, e all'interno del quale c'è un designer che insieme al chirurgo ha plasmato e modellato questo stent, proprio seguendo da una parte la fisionomia del paziente, dall'altra parte le indicazioni del chirurgo, che diceva come voleva poi, ad esempio, applicare i punti di sutura o altre accortezze proprio fine all'intervento. Dal nostro canto, la scelta del materiale poi è stata cruciale, perché il policaprolattone è un materiale che non è facilmente reperibile in commercio, quindi c'è stata una ricerca proprio per trovarlo, per portarlo a un'agronometria che lo rendesse lavorabile, e anche al giusto peso molecolare, perché la proprietà principale per cui è stato scelto questo materiale per l'applicazione è la sua capacità di essere riassorbito dal corpo umano, e quindi si lavorava sulla realizzazione di un device medico, di una protesi che poi non dovesse essere più rimossa. Quindi il beneficio che si vuole ottenere alla fine è quello di andare a sostenere la crescita del paziente e renderlo autonomo nell'aspirazione, ma nel frattempo non doverlo riportare in sala operatoria. Per poter controllare poi la durata di questo dispositivo, è stata inserita una carica anche di idrossiapatite, che ha una doppia valenza, una percentuale molto bassa che servisse di questo materiale ceramico, serve sia a incentivare la crescita dei tessuti, perché proprio la forma della molecola stessa piace molto alle cellule, sia perché in qualche modo rallenta comunque l'assorbimento del policaprolattone e lo rende comunque un dispositivo che riesce a rimanere sul paziente per 2 anni, il tempo di agevolare la crescita. Questa è la differenza da quello che succede, il tipo di adesione che si ha con un dispositivo innovativo e quello tradizionale. Quello che vedete a sinistra è uno stent metallico, e quello che succede durante la crescita del bambino, appunto, è quello che un dispositivo così rigido possa provocare delle lacerazioni nei pazienti. Quindi da una parte si riesce a ottenere il beneficio immediato di far respirare il paziente in maniera autonoma,
ma dall'altra parte si deve tornare in sala operatoria e intercettare anche in maniera molto attenta i momenti di crescita del bambino, per far sì che poi non ci siano problematiche di questo tipo, per cui si deve correre magari per la rimozione e per, diciamo, salvare la vita del paziente proprio perché la protesi ha provocato una lacerazione. I vantaggi che sono stati ottenuti da un'applicazione, diciamo, in cui tutti i vari processi sono stati portati un po' a una personalizzazione estrema, completamente dedicata, è stata quella di fare un dispositivo che aveva diversi vantaggi. La prima è quella che questo stent può essere impiantato anche nei casi più gravi. La seconda, appunto, quello che rende immediatamente il paziente libero dalla ventilazione artificiale, è biocompatibile, segue lo sviluppo del bronco del bambino durante la crescita perché è abbastanza elastico da non comunque provocare la lacerazione dei tessuti e in più viene riassorbito dall'organismo, quindi fondamentalmente il paziente dopo un'operazione del genere e un periodo di monitoraggio può facilmente auspicare a una vita normale. Questo ha portato nel 2019 al primo impianto in Europa del primo bronco stampato in 3D. Questa è la foto del nostro piccolo paziente che non abbiamo visto se non dopo un anno, però ci dà sempre grande soddisfazione vedere come un lavoro, diciamo, fatto in senso così ampio, che partisse dalla progettazione al processo fino al post processo, abbia portato a un caso di successo del genere. Dopo questo primo, diciamo, esperimento utilizzato, che è stato autorizzato dal Ministero della Salute come dispositivo custom, lo scorso anno ci sono stati altri due casi, altri due bambini di 1 e 2 anni che sono stati operati attraverso questo sistema innovativo. Quindi la potenzialità che è emersa, diciamo, dall'utilizzo della tecnologia in maniera esperta, più un design combinato a tutto il post-processo, ha portato a uno sviluppo di un'applicazione veramente rimarchevole. Grazie, ho terminato. Ringrazio io Vanna Menco per il suo intervento, che è stato molto interessante, e poi, diciamo, voglio ringraziarla anche a nome di tutta la comunità scientifica che indegnamente rappresento per quanto hanno fatto, sottolineo pro bono nei confronti di quest'ultimo caso applicativo. Passo quindi la parola al collega Francesco Meoni. Grazie Massimo, buonasera a tutti. Oggi vado a parlare della linea pilota, ma con un particolare focus a quello che è, diciamo, l'argomento della giornata, che è l'additive manufacturing. Brevemente vi ricordo che la linea pilota di Birex è un esempio di smart factory che è pensata per dimostrare l'integrazione delle tecnologie di industria 4.0 in un ambiente che è analogo ad un ambiente produttivo, quindi non solo per dimostrazione. Quindi oggi in particolare vi mostro le tecnologie dell'area di additive manufacturing, ma voglio sottolineare che queste macchine sono integrate con le altre aree della linea, che sono sia quelle di robotica mobile e collaborativa, sia l'area di misurazione e finitura, e soprattutto, poi farò un focus nell'ultima parte del mio intervento, l'integrazione con le tecnologie IoT e quelle per la raccolta dati. Tornando all'additive manufacturing, la panoramica delle tecnologie che potete trovare in Birex è quella sia metalli che polimeri. In particolare per la parte metallica abbiamo una macchina di fusione a letto di polvere o SLM, una cella di deposizione diretta o DED, ma che può effettuare anche un processo di tempo superficiale, e una stampante per materiali polimerici, la Arbor Freeformer. Oltre a queste, diciamo, tre pilastri, tre tecnologie, siamo dotati anche di tutte quelle che sono le
macchine a supporto della manifattura additiva. L'ha spiegato bene Francesco nel suo intervento, c'è differenza tra additive manufacturing e stampa 3D, quindi vogliamo far capire a chi viene cosa comporta utilizzare l'additive manufacturing, quindi staccare i pezzi della piattaforma, con ad esempio noi abbiamo l'elettroerosione per i metalli, ma anche la necessità di effettuare dei trattamenti termici di distensione con un forno per trattamento termico, e poi se serve anche la ripresa a macchina utensile. Abbiamo un centro di lavoro a 5 assi con alta flessibilità per effettuare operazioni ad esempio di finitura dopo la stampa di additive manufacturing. Per quanto riguarda la SLM, quindi la fusione elettro di polvere, abbiamo una macchina camera a cilindrica, un po' la particolarità della macchina, che permette anche la rimozione della camera di lavoro per la pulitura di pezzi, quindi in parallelo poter iniziare un altro processo. Abbiamo cominciato a stampare per adesso in acciaio ISI 316, però abbiamo già in progetto di effettuare del cambio materiale per trattare anche leghe di titanio e leghe di alluminio. Un'altra macchina che abbiamo di additive manufacturing è una cella di deposizione diretta integrata al nostro consorziato Nextema, che è formata da un robot che porta come sorgente laser, che porta due tipi di teste, quindi con due processi all'interno della stessa cella. Uno è quello di laser cladding, deposizione comunque di materiali metallici per effettuare ad esempio riparazioni di pezzi ad alto valore aggiunto, quindi possibile deporre del materiale metallico su pezzi già esistenti, anche multimateriale, ad esempio ricoprendo di materiali più nobili un pezzo già esistente. E il robot può anche effettuare un cambio testa con la stessa sorgente per effettuare una tempra superficiale laser, quindi non è proprio additive manufacturing, però volevo sottolineare che la macchina è flessibile per effettuare anche questa operazione. Tra l'altro abbiamo già cominciato a seguire diversi progetti. Qua nello specifico potete vedere a tempra superficiale per rinforzare delle superfici, ad esempio le gole di una puleggia per ascensori, delle sedi per perno, oppure addirittura anche uno stampo di materie plastiche. Tutte queste lavorazioni sono state fatte in collaborazione con il nostro partner Nextema. Qua, se non sbaglio, ho riportato anche un video, non è particolarmente indicativo, ecco, però era per dimostrarvi che questa è la puleggia di quelle che vi ho fatto vedere prima, per dimostrarvi che insomma la macchina è attiva, siamo operativi anche in questi giorni con tutte le sicurezze del caso. Per la parte polimerica abbiamo una Harbor Freeformer, che è un processo che il processo di stampa di materiali polimerici, che deriva da quello di stampaggio iniezione. La grande particolarità è quella che il materiale di partenza è in pellet, quindi tutti i polimeri derivanti dalla stampa iniezione in generale, che possono essere ridotti in quella forma, possono essere ovviamente alcuni con un processo di certificazione più lungo, però possono essere trattati dalla macchina. Questo ci apre, e si lega all'intervento di Vanna che avete appena ascoltato, si apre alla filiera del biomedicale. Avete visto delle applicazioni che vi sono state mostrate. Tra l'altro, ne approfitto per ricordarvi di seguire i nostri social, perché proprio oggi è stata pubblicizzata, diciamo, l'iniziativa di B-Rex per il Life Science, per accompagnare, ecco, la transizione verso la sanità 4.0. Quindi vi invito a informarvi presso i nostri social. Oltre a queste tre, ecco, ho messo questa slide per ricordare che B-Rex non è solo linea pilota, ma c'è una rete di centri di innovazione dei nostri consorziati per usufruire di tecnologie che fisicamente magari non sono presenti nel pilota, ma che i nostri consorziati mettono a disposizione, quindi come se la linea pilota fosse il nodo centrale di una rete. Questo è particolarmente vero anche per la parte di additi, perché attraverso alcuni nostri consorziati possiamo mettere a disposizione tecnologie e materiali additive sia per
metallica che soprattutto polimerica che i nostri consorziati hanno a disposizione. Quindi vi invito sempre a seguirci o a chiedere informazioni per maggiori dettagli. L'ultima cosa che vi mostro, che voglio sottolineare, è che l'additive è presente integrato con la nostra linea digitale, quindi ad esempio qua vedete sia applicazioni di lettura dati che di realtà aumentata, per dire che le macchine sono inserite in un contesto dove anche la parte di raccolta dati e digitalizzazione è molto sottolineata. Qui ad esempio vedete una simulazione della linea virtuale, quindi il digital twin della linea pilota, con un focus, in questo caso state visitando la parte di additive con il focus sulla macchina di deposizione diretta che vi ho mostrato e la possibilità di simulare tutti i tipi di parametri. Ad esempio qua viene valutato il consumo energetico, ma anche il costo, e c'è tutta la lista delle macchine. Quindi questo ha testimonianza che le macchine sono integrate, possono essere anche il punto di inizio per tutta una serie di applicazioni digitali. Con questo ho concluso il mio intervento, vi ricordo che l'ha ricordato già Massimo, abbiamo lanciato da poco il nostro catalogo servizi, quando trovate il materiale online, compresa questa presentazione, vi basterà cliccare sul link per essere portati al nostro sito e vedere quali servizi possiamo mettere a disposizione. Per il resto siamo qua per qualsiasi domanda. Grazie Massimo, ti do la parola. Grazie a te Francesco. Nel frattempo è arrivata un'altra domanda rivolta a Francesco Puzzello che merita una risposta un po' più precisa, quindi prego chi l'ha scritta di inviarcela per posta elettronica e poi faremo contattare da Francesco Puzzello direttamente. Bene, ringrazio innanzitutto ancora una volta tutti i relatori, Vanna Menco, Francesco Puzzello, Francesco Meoni. Devo dire che sono particolarmente soddisfatto e contento degli argomenti presentati nel corso di questo webinar. Ringrazio tutti i partecipanti e vi do ancora una volta appuntamento a giovedì 15 aprile per il nostro prossimo webinar, che parlerà del tema dell'introduzione e dell'utilizzo dei robot collaborativi, dei cobot, nel processo produttivo. Grazie ancora e al prossimo webinar. Buona serata. Arrivederci. Arrivederci.